Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati sulla Colonia Farming Simulator 22 nella nostra bellissima serie polacca. Sono qui sulla porta di casa, sull'uscio di casa, sull'androne di casa, chiamatelo un po' come vi pare. Sono pronto ad uscire ed affrontare un'altra giornata lavorativa qui nella mia farm. Oggi ci sono da fare un bel po' di cose. Mi sono accorto poi, tra l'altro, che il campo, buongiorno vacchette, il campo dove io appunto ho messo le serre, questo qua era un campo, tra l'altro devo pure andare a vendere la roba, era un campo appunto, perciò sta parte qua è mia e la devo lavorare perché mi ci stanno a crescere pure le erbacce. Visto che però c'è solo l'erbaccia, io credo di farci una bella semina diretta. È ottobre, che seminiamo ottobre? Beh, l'orzo ormai siamo fuori per seminare l'orzo, però un buon frumento ci si può seminare. Inoltre dovrebbe essere pronto anche il primo lattino delle vacche, il primo lattino delle vacche da vendere. 2900 litri, è perfetto, 2900 litri di lattino. E inoltre, ragazzi, c'è da andare a vendere tutto l'orzo che c'ho all'interno del silos. C'ho un bel po' di orzetto da andare a vendere e faremo, tra l'altro, la prima, il primo acquisto veramente grandino, nel senso andremo ad acquistare un camion. Adesso vedremo il rivenditore che cosa mi offrirà. Ovviamente sempre sono all'inizio della carriera, perciò dobbiamo tenerci bassi con i prezzi e tutto quanto. Non è che potremo prendere subito un Iveco o un Volvo, dobbiamo vedere che cosa ha lui di, diciamo, un po' più economico. Poi altre cose da fare oggi attualmente. Da dare il liquame pure, perché ci abbiamo il liquame, ma il liquame attualmente non lo diamo perché non abbiamo campi su cui darlo, ma sicuramente ci sarà anche da dare il liquame, da iniziare a fertilizzare con le nostre vacchette, eccetera eccetera. Ma comunque adesso facciamo una cosa per volta, iniziamo a vendere il latte. Quindi adesso io qua mi faccio portare una bella botte che avevamo già visto, una botte old, bella, rallatina, quindi mi darà il suo bel da fare. E iniziamo ad andare a vendere il latte. Questa, ragazzi, questa è bellissima perché è proprio polacchetta. È un po' polacchetta, un po' no, raga. Mi piace più nera che quel rosso lì, Mi piace più nera. 12.000 euro e passa la paura, è un po' lacchetta. Allora, adesso andiamo a caricare il lattino che ce l'abbiamo proprio qua da caricare il lattino. Poi toccherà rifare pure la razione mista e tutto quanto. Allora, oh mamma mia, dovrò fare le manovre poi, dite. No, vabbè, ma è rallata. Allora, ma ce la farà questa a tirarla? Perché se no andiamo con l'altro, con l'altro trattore. Ma sì che ce la fa, anche perché non è che la riempiamo tutta, cioè abbiamo 3.000 litri più o meno, 2.900 litri. Allora, questo è il nostro primo latte da andare a vendere e vediamo un po', ragazzetti, dove andare a venderlo. Allora, latte. Vediamo il miglior prezzo, caseificio 2180, 2227... Allora, meglio di tutti sarebbe qui a Octoput Sliva. Che è Octoput Sliva? Non so. Ah, il punto vendita che abbiamo messo per la vodka. A proposito, bisogna vedere anche la vodka, che sicuramente sarà pronta adesso la vodka. Mamma mia, quante cose ci so da fare, raga. Quindi qui al mercatino andiamo a vendere il nostro latte. Sì, però non si può vedere che io vendo il latte al mercatino, raga. È brutto, è realistico. Ma che vendo il latte sfuso al mercatino? No, non ce l'ho. Vado al caseificio, è più realistico. Lo so, raga, mi piace fare le cose fatte bene. Allora, il caseificio sta qua giù. Ok, sta qua giù. Quindi vado giù dritto oddio, forse era meglio passare dell'area più vicino. Va, giro qui. Tanto questo è il campo del vicino e chi se ne frega, giro qua. Sì, perché era molto più vicino qua, ecco. Vado lì, vado là e vendo lì. Taglio. Allora, il fascio fotonico mi dice che sono vicino. Allora, io è una cosa che dico sempre. Giants, la prossima volta, il prossimo farming, non fate sto fascio fotonico che è brutto, non si può vedere. Sembra che c'è l'UFO che sta a rapire la gente.
Fate come su GTA, che uno mette una posizione personalizzata, un obiettivo, e la strada diventa colorata. È molto più semplice, molto intuitivo e meno bruttarello da vedere, perché sto fascio fotonico veramente bruttarello. Non so se voi siete d'accordo con me, ragazzi, che questo fascio fotonico è un po' bruttarello. Hashtag bruttarello, ragazzi. Oh, eccoci qua al caseificio. Buongiorno, ma che sta pisciando? Buongiorno, ti ho portato il latte. E Stefan, questo si chiama Stefan. Oh, grazie del tuo latte, grazie del tuo latte. Adesso faccio bolla e adesso inizio a fare anche un bonifico. Tu intanto scarica. Va bene, grazie. Grazie, a posto. Quindi noi intanto scarichiamo e lui ci prepara il bonifico. Vediamo un po' di quanto sarà questo bonifichetto. Vediamo un attimo. 6.358 euro, grazie. Oh, ma grazie a te, ci vediamo alla prossima. Va bene, grazie Stefan. Allora, perfetto, quindi latte venduto, prima cosa da fare è fatta. Andiamo a vedere adesso, dobbiamo vendere la roba al mercatino. Quindi dobbiamo andare a vendere prima la roba delle serre e poi la vodka. Taglietto. Ora, ragazzi, il problema sarà entrare qua dentro. No, vabbè, dai, con la botte rallata un pochino gli se la fa. Hashtag gli se la fa, però la botte la parcheggio dietro perché c'è decisamente più spazio, dà decisamente meno fastidio. Ecco, anche se la lascio qua, non dà fastidio a nessuno. Poi qua dietro c'ho tutta la roba da caricare. Sentite tanto le vacchette, meo. Eccola qua, ragazzi, eccola qui la vodka. Guardate la vodka. Eccola, anche se sembrano bottiglie vuote in realtà, caro modder che l'hai fatta. Sembrano proprio bottiglie vuote, ma in realtà questa è vodka. Sono casse di vodka. Quindi io direi, allora già qui avevo caricato. Quindi direi adesso, prima andiamo a vendere queste. Non so se riesco a caricarci anche la vodka, ma è meglio di no, ragazzi. È meglio non fare tre cose. O forse sì. Ragazzi, carico con le mani perché io la vedo una cosa un po' realistica, che un agricoltore che deve vendere 9 bottiglie di vodka le carica col muletto. Le carichi con le mani, 9 bottiglie di vodka. Non capisco perché le devi caricare col muletto. Non lo so, mi sa un po' realistica sta cosa del muletto per caricare due pomodori, un po' di insalata. Ok, che qui simulano che è un pallet intero, ma noi andiamo invece a simulare che è di meno. Così carichiamo con le mani, dai, più carino. Ce l'ho le forche, non è che è quello. È che proprio mi sa una cosa brutta vedere caricare due bottiglie di vodka con due casse di pomodoro con il pallet. Cioè, sono due casse di pomodoro, le carichiamo a mano. Non vedo quale sia il problema. Comunque andiamo al mercatino. Sapete che adesso noi abbiamo aperto una bancarella lì al mercatino, dove appunto vendiamo la nostra vodka. Andiamo, puntata, ragazzi, di vendita, puntata di vendita. Finito tutto questo, facciamo il nostro primo vero acquisto, ovvero un nuovo camion. E momenti, me mazzo, tutti insieme. Mamma mia, ci è mancato poco, raga. Momenti, ma mazzo. Allora, datemi un attimo che vado al mercatazzo. Eccomi al mercatazzo. Buongiorno, cittadini. Allora, attenzione che lì c'è un punto vendita che non è il mio, però. Vedete che già si sta ciuccia tutta la roba. Oh, ecco fatto. Qui vendo la vodka e tutto quanto. Ecco, vendo tutto qui al mio punto vendita. Mi tocca entrare da lì la prossima volta, perché se no, se entro da sopra mi vende la roba nel punto vendita sbagliato. Invece qui la roba me la vende a un prezzo un pochino maggiore. Ok, perfetto. Quanto mi è entrato? Raga, alla fine volete o non volete, per fare i soldi ci vogliono le produzioni, che siano serre o cose varie. 27.000 euro. Se volete fare i soldi, raga, a farming,
ci vogliono le produzioni, perché se no la serie non va avanti, le cose non vanno avanti, c'è poco da dire e poco da fa. Allora, adesso ciancia le bande, banda le ciance, è tempo di seminare il frumento. Siamo a ottobre, purtroppo l'orzo ormai siamo fuori produzione. Però prima di seminare il frumentazzo, però ragazzi, mi dovete dare un attimo che devo tornare là con che devo vendere altra roba, lo faremo in live. Perché io vi ricordo, ragazzi, che sono in live su Twitch, trovate il mio canale in descrizione. Sono in live, c'è altra vodka. Sono in live tutte le mattine e tutte le sere su Twitch. Se avete Prime potete abbonarvi gratis al mio canale e sostenermi ed aiutarmi. Ma voi direte, Robby, ma io non ci vengo su Twitch, ma te voglio aiutare a sostenere lo stesso, come posso fare? Beh, c'è il metodo del super grazie, il caffettino. Qua sul canale YouTube potete offrire un super grazie, un caffettino al canale, aiutarmi e sostenermi. Poi ci sono tutti i miei social in descrizione, il link per acquistare i giochini scontati su Instant Gaming e per acquistare tutto quello che riguarda farming dalla mia affiliazione Giants ed aiutarmi con la scalata verso l'oro. Allora, siamo qua al rivenditore New Holland. Questo somiglia molto a Francisco lì, ragazzo che vendeva il latte, però va bene. Comunque questo si chiama Franz Ferdinand, questo qui si chiama Franz Ferdinand. Buongiorno Franz Ferdinand. Buongiorno. Allora, a me servirebbe un camion, però un po' usato se ce l'hai, un po' datato, magari un camion delle zone, di qualcuno che l'ha venduto usato, perché ancora io non è che ho tanti soldi, devo dire, ho 195.000 euro, quindi servirebbe una cosa un po' usata. C'ho proprio quello che fa per te, guarda la brochure. Vediamo un po' la brochure qua. Allora, andiamo a vedere camion. Vabbè, questa è tutta roba americana, tutta roba che non mi pare che c'hai qualcosa per me. Ah no, non hai capito. Ho questo fantastico Roman Duck usato. Ah, ma questo è carino. Questo è proprio di ste parti. Allora, vediamo un po'. Configurazione diesel-man. Non so, sì. Cioè, se passa da 35 cavalli a 635, no, e me basta piccoletto come potenza. Spoiler, yes, no, non mi piacciono i camion con i spoiler. Model 2, non mi piacciono i camion con i spoiler. Poi griglia tip 4, tip 1, vediamo un po' la griglia qual è meglio. Questa. Poi Oglinsi, che non so cosa sia. I specchietti, questi. Queste. Ragazzi, c'è un botto di roba. Questo camion, c'è un botto di roba veramente bellina. Veramente bellino come camion. Mi piace veramente. Poi ognuno lo mette un po' come vuole, ovviamente. Anche gli interni si possono cambiare. Guardate, il volante. Colore principale, qui ne abbiamo veramente di cotte e di Garant, ragazzi. Abbiamo ogni tipo di colore qua. Mamma mia. A me piace abbastanza così sto Roman. Mi piace così il Roman. Poi, colore del design, che è il serbatoio? Ah no, le rote. Le rote, va bene così. Va bene, dai, ce lo facciamo così sto Roman. Ok, ce lo facciamo così. Ci vorrebbe un carrettino attaccato dietro a Roman. Però, perché se no, che ci compriamo con Roman? Che ci attacchiamo dietro a Roman? Vediamo un po'. Vediamo un po', ragazzi, se c'è qualche carro da attaccare a Roman. Allora, possibilmente un carrazzo vecchio. Scusate se dico carrazzo. Dice, che cos'è un carrazzo? Beh, un carrazzo è un carro del... Allora, vediamo un po'. Mi tocca scaricare quello di Peppe. Allora amici, il camion è già in farm, quindi me lo sono fatto portare, ci facciamo portare anche il semi-trailer, quello di Peppe, che secondo me su sto camion ci sta benissimo. È un peccato che sicuramente non ci sarà ovviamente il colore più simile a questo. Facciamo così, a posto, Mo ragazzi, io non so dove mi ha spawnato il carro, perché con sta dannata store delivery
messa storta, messa male. Non so il carro che fine ha fatto, dove me l'ha spawnato. Datemi un attimo che voglio cercare di capire dove mi ha spawnato il carro. Allora, dove starà il carro? Eccolo, guarda. Ah, sta allo shop. Sta allo shop, giustamente. Siccome non ha trovato spazio qui, l'ha messa allo shop. Ripristina, vediamo se me lo porta qua. Eccolo qui, eccolo qua. Eccolo qua. Ok, il colore è un altro, è diverso, però... ci sta bene, ragazzi, dai, ci sta bene, ci sta bene. Guardate che carino il nostro bellissimo Roman, fantastico. Adesso carichiamo quello che dobbiamo caricare e andiamo a vendere. Allora, ho caricato 7654 litri di orzo che avevamo e adesso lo andiamo a vendere. Non è tantissimo, non è tantissimo, ma evitiamo di fare due o tre viaggi col trattorino piccolo. Allora, ci dovrebbe essere un modo per mettere la copertura qua. Apri copertura, chiudi copertura. Ma non me la chiude la copertura? Si è buggato? O forse col prodotto dentro non ti chiude la copertura? Vabbè. Comunque, noi adesso andiamo a vedere un po' dove ce lo vendono l'orzo a buon prezzo. Ad esempio a Osada, ma lì è il treno, quindi niente. VS Colonia che è di qua. Adesso noi guidiamo da dentro perché fa molto figo guidare da dentro. Guardate qua, vi voglio far vedere anche gli interni di sto camion, che è fatto veramente bellino. Sto camiettino polacco. Ah, abbiamo anche il punto vendita abbastanza vicino. Ecco, dovevamo girare di qua. Noi sempre abbastanza distrattini. No, è meglio che guido da fuori, perché così vedo meglio dove vado e come vado. È bellino sto camion, vero raga? Proprio bellino, polacchetto, ci sta bene, ci sta molto 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 bene. E questo è il nostro primo camioncino, ragazzi, della serie. Entriamo qua, speriamo che c'entriamo col camion, ma credo di sì, perché questo è un cacchio di mulino, un cacchio di punto vendita. Ecco qua, è un cacchio di consorzio agricolo. C'entreremo sì col camion. Vediamo quanto ci fanno. 8.000 euro, niente male, raga. Oggi giornata di guadagni. Allora io direi un attimino il camion lo lasciamo qui, perché in farm effettivamente non è che c'ho tutto sto gran posto. Quindi ho già parlato col titolare qua e il camion lo lascio qui, ok Guglielmo? Il camion lo lascio qui, va bene. Io non mi posso fermare, non mi posso fermare, perché nel contratto io devo camminare e tu mi metti il camion proprio dove devo camminare. Comunque, torniamo in farm e andiamo a seminare, ragazzi, a seminare. Io in questo momento non ho una seminatrice, perché quella che c'avevo l'ho venduta, proprio perché, ragazzi, anzi, non mi vendo pure quell'erpice. Qua non è che c'è tutto sto gran spazio per mettere la roba. Perciò adesso me la vado ad affittare una seminatriciotta e ci mettiamo qualche litrino di semi. Allora, vediamo un po' una seminatriciotta. Allora, ovviamente sottomarche, voglio sottomarche. Ad esempio l'Isaria. L'Isaria panna bene, no? L'Isaria è buona per queste parti, per queste parti qua. Questa, ad esempio, è un po' troppo vecchia, ecco. Ma comunque panna bene l'Isaria, dai, ci famo l'Isaria. Allora, amici, ho fatto un taglio perché mi ha telefonato Alfonso dallo shop, il proprietario dello shop, e mi ha detto che c'ha una Agromaz che è fantastica per me. Eccola qua, la Agromaz SR300. Dice questa veramente, veramente una bomba. Quindi andiamo un po' a vedere come funziona, come va. Io credo che vada bene, perché insomma... cioè, ragazzi, qui tocca accendere i fari alle 9 di mattina, alle 9 di mattina. Dice ottobre, ma se era agosto è uguale, sul farming è sempre buio. E poi non è che a ottobre alle 8:20 di mattina devi accendere i fari quando c'è il sole. Porca miseria, ho sbagliato tasto. Mi sbaglio sempre i tasti, raga, ultimamente. Credo di avere la tastite, cioè quella forma di cosa che ti fa sbagliare i tasti. Allora, io non ho più semi qua. Porca miseria, mi tocca farmi portare anche un saccotto dei semi. Ecco qua, un saccotto dei semi. 20 euro per portarmi sto sacco dei semi. Ammazza se sto shop è caro.
Allora, andiamo a caricare il frumento, eh. Ok, perfetto. E vai, vai, frumento. Frumentino, così abbiamo... Ah, tra l'altro tutti i campi li devo fare a frumento. Perché io a inizio partita ero convinto di aver seminato anche gli altri campi. Siccome io quando sono in live vado nelle farme degli altri, no? Del mio amico Federico, del mio amico Micheletto, mi dimentico quello che devo fare nelle mie farme. Perciò ero sicurissimo di aver seminato quello che dovevo seminare. E invece non ho seminato una cippa. Bene, mi piace, vabbè. Poi lì ci darò mo in live, lo facciamo in live. Ci do una botta di rotante e poi semino pure lì il frumento. Ci do, ragazzi. Che ci do. Ok, vabbè. Comunque è la prima volta che usiamo il nostro Ursus 1934 sul campo. È la prima volta, ragazzi. È la prima volta. It's the first time. E devo dire che è leggero come una piuma. È leggero, ragazzi. Va alla grande. Sono proprio soddisfatto dell'acquisto. Voglio chiamare il mio amico allo shop, il proprietario dello shop, cioè Gustavo. Voglio chiamare Gustavo della Coroniglia e dirgli che veramente sono soddisfatto di questo acquisto. Bene, bene. Pure la seminatrice funziona bene. Soddisfatto al massimo pure sull'Agromaz. Sono soddisfatto di tutto, raga. Oggi giornata piena di soddisfazioni, ma tocca accenni pari. Perché su farming non si vede niente pure in pieno giorno. Mi piace. Comunque, ragazzi, detto questo, io mi auguro che questa puntata piena di cose da fa vi sia piaciuta. Perché veramente oggi abbiamo avuto un botto di cose da fa. Abbiamo fatto l'acquisto del camion, abbiamo venduto tutta la roba. Insomma, abbiamo venduto un bel po' di roba. Stiamo seminando, abbiamo iniziato le semine dei cereali, le semine autunno-vernine, sentite come parlo bene. Insomma, lasciate un bel likeetto, io quello ve voglio dire, perché uno vorrebbe dire ma dove vuoi arrivare? Voglio arrivare, ragazzi, lasciate un bel mi piacetto, l'avete lasciato il mi piacetto che è molto importante. Poi ringrazio gli amici abbonati, anima vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi e andare avanti per tutti questi contenuti. Amici, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!